Lo Zoo di 105 presenta. Uè Carlo. Pronto? La nuova rubrica del gran maestro della ghegheria. Uè Carlo. Bene, maestro, la vedo un po' in confusione. Allora, perché ecco, c'è la Poppy che non mi mette bene i fogli. Maleducata è quella ragazza lì, maleducata e ultimamente adesso non la sta... mi sa che prendo Wender come assistente. Uno sveglio, devo dire. Per mettere a posto i suoi fogli. Beh, è performante. Ma è un onore della Madonna. Che lavoro fai? Metto a posto i fogli del maestro. Maestro chi? Della checheria, sì. Ti vuoi offrire tu, Fabio? Ma io manco per il cazzo. Non so se. Che volgarità. Hai ragione. Oh, di cosa? Eccolo, lui. Paolo, vuoi... questo vuole fare. Paolo, vuoi aggiustare i fogli al maestro? Vedo l'ora, eh. Va bene, Paolo, allora da oggi in poi Paolo è responsabile dell'ordine dei fogli. Dai, ossa. Prego, dai. Devi portare pure le cuffie. Io ti spacco un braccio adesso. Prego. Allora, questo Uè Carlo è un discorso tra due piloti. Tra due piloti. Anche l'effettistica. Allora, ciao. Ciao Antò, come stai? Io sto ner bene, tu? Iniziamo subito forte, Paolo. Molto valida. Alla grande, Paolo. Visto? Basta? No, vabbè, vai. Cazzo, in forma. È roba sono da pazzi. Sono sudato. Ho mangiato il riso in bianco. Ma chi? Si è tutto incastrato. Dove? Nelle gengive. Sì, perché lui il sushi lo fa dentro. Mangia il pesce, poi il riso in bianco e poi caga le palline. Esatto. Prego, maestro. Io non tanto Benelli, avete capito? Fa le moto. Sì. E appunto. Pilota. Ho appena scoperto che mia moglie è Button. Hai capito? No. È entusiasmante. Sì. Aia, e che fai, mo? L'ho rimandata dalla sua famiglia nelle Markets. Ma non ci posso credere, guarda, oppure la Prost a ta infiammata. E te come va con tua moglie? Male, mia moglie mi ha trovato a letto Suzuki. Suzuki è una puttana giapponese. Suzuki, capito? Capito, Paolo? Vincente. Però non usare sempre più veloce sta macchina. Però non usare questi termini, cerca di essere più educati. Scusi, ho perso il senna. Madonna, sai a chi assomiglia? A quello che stava alla corrida, il maestro Niki Lauda Dio. Ma senti, stasera la festa che ti metti? La camicia con sopra il gilera. Beh, non hai freddo, ma va, siamo ad Aprilia. E tuo figlio come va? Abbiamo scoperto che va con gli uomini. Cosa? Sì, è Raikkonen. Vabbè, io non mi spiego il tuo successo con le donne. Non sono bello, piaggio. Squarna, sono le 7, dobbiamo andare. Abiti sempre in quel palazzo? No, ho preso una Villeneuve. Vieni a casa, il salame lo facciamo a fette e lo mangiamo. No, grazie, vado al McLaren. Maestro, era divertentissima, io adesso le alzo le mans per 24 ore. Lei è un mito, maestro, lei è il numero uno del mondo. Propongo 15 minuti di applausi sulla bravo. Bastard Inside Up, prego Wender. Bastard Inside Up, perché parlare da solo in auto? Mandaci un messaggio con la One Up, no? Oh ragazzi, oggi è lunedì, è ricominciato, sì. È proprio ricominciato. Ma cosa? Ricomincia, è ricominciato. Tranquilli. Cosa? E questo giramento di coglioni. Ciao merde. Ciao Marco. Ciao. Io ti ho detto che ero eccitata al pensiero di andare a vedere il tuo film. Sì. Ma sarei molto più eccitata. No, cosa? Oletta. Krakauer. Confermare. Ragazzi, allora mio suocero è uno zoofilo malato come me. Sabato sono andato lì da lui, alla festa del papà, ho detto: guarda, per me non sei un suocero, non sei neanche un padre, per me sei un amico. E li guardavo sempre la tasca. Questo qua si gira e mi fa: ehi, il cazzo nella tasca lo vai a mettere a quella bastarda di mia figlia. Stavo morendo, ragazzi, vi adoro.
Ciao Marco, ciao. Io ti ho detto che ero eccitata al pensiero di andare a vedere il tuo film, ma sarei molto più eccitata. Dai. Ciao ragazzi, sono Fix da Brescia. Sì. Comunque quello che ha detto Mazzoli sulle testate nucleari è vero. Bravo. Qui in paese lo sanno tutti. Oh. Comunque Paolo, fammi sapere quando devo portarti sti benedetti fiori. Mazzoli, stasera un bel senti come brilla. Ci starebbe benissimo Tiki Taka per fare capire che stai pensando a noi. Senti come brilla. Marco, semplicissimo. Come saluto agli ascoltatori, strizza una tetta alla sarta. Semplice, economico e commerciale. Ragazzi, ma che domande! Mazzoli deve dire shampoo Tognazzi a tutti. Shampoo Tognazzi. Shampoo Tognazzi, ok. Ciao Marco, io ti ho detto che ero eccitata al pensiero di andare a vedere il tuo film. Sì. Ma sarei molto più eccitata a venire con te al cinema. Posso venire con te al cinema, Marco? Manda la foto. Dai. Manda la foto. No, dalla prossima settimana alcuni ascoltatori all'interno dello Zoo di 105 potranno vincere la possibilità di venire con noi a vedere il film On Air. Ancora? Sì, ve lo spieghiamo con calma la prossima settimana perché parte dal 31 marzo. Comunque in palio ci sono due biglietti e la possibilità di andare a vedere On Air con noi in sala. Azzo! Due biglietti! Due biglietti! Vabbè, figa! Facciamo una festa della Madonna, dai ragazzi! Rilancio, signori! 200 biglietti! Regalo io. Due al giorno per un mese, quindi sono 60 biglietti. Poca roba. Rilancio 2 per 200, 400 biglietti a tutti voi, metterò il cazzo nella tasca. Bravo, bravo Marco! Welcome to the zoo. Lo zoo si ferma e ritorna più delirante che mai. Noi siamo